Buongiorno mister. Allora, vado dritto al Buongiorno. punto. Vi ritrovate a giocare contro una Pro Patria che sta bene, che non ha forse niente, di più da chiedere a questo campionato se non proprio, mettere un po' di ciliegine come ha fatto con la Juve, come sicuramente vorrà fare con voi, quindi portare a casa ancora qualche vittoria di prestigio anche in vista dei playoff. Voi arrivate a questa gara con un po' di stanchezza in più e soprattutto con una mediana che li contiamo, i giocatori sono pochi, con Loras squalificato, abbiamo Bolzoni e Marotta come over, poi Masini si è recuperato e Moleri che sta come sta. Com'è la situazione anche dal punto di vista atletico? Intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Matteo ha detto benissimo, nel senso che la Pro Patria ha una posizione di classifica ottima, è una squadra, secondo me, un'ottima squadra perché è ben allenata. Sono diversi anni che i giocatori sono quasi sempre gli stessi. Una squadra che mi pare che ha 52 punti e che ha subito. La squadra che ha subito meno gol in tutto il campionato, per cui sarà una partita difficile. Vero anche che noi veniamo da sabato, mercoledì sabato, capisci bene che la condizione fisica potrebbe essere un po' così, però i ragazzi hanno sempre dimostrato di essere molto pronti sotto il punto di vista fisico. I dati dei nostri GPS ci hanno sempre confortato in questo, per cui sono convinto che alla fine i ragazzi staranno bene. Per quanto riguarda il centrocampo, ti dico sì, nel senso che gli over siamo contati. Masini ha avuto ha preso una botta nell'ultima rifinitura contro la prima della Pergolettese. Dovrebbe essere tutto a posto anche per lui, quindi diciamo che Diana, i giocatori sono quelli che hai nominato tu. Come si affronta la Pro Patria? Detto che sarà una partita difficile, penso che sia in dubbio questo. Nella gara d'andata qualche soluzione l'avevate trovata, avevate trovato il gol, tra l'altro quello del pareggio, poi annullato a Mastroianni, però sulle palle alte vi eravate effettivamente fatti valere con i due attaccanti strutturati. Può essere una soluzione questa per una squadra che sulla tre quarti, quindi in zona Iocolano, diciamo, concederà poco. Guarda, a livello tattico ti dico che noi ancora non abbiamo avuto modo di preparare la partita, nel senso che questa è la seduta utile stamattina per poter preparare tatticamente la partita, se giocare con le punte strutturate o una punta strutturata ai due tre quarti. Ti dico che la Pro Patria sicuramente nel gioco aereo è molto forte. Gioca molto sulle seconde palle, ma con un criterio, lo sanno fare e lo fanno anche bene. È una squadra che tendenzialmente si abbassa ai reparti corti, è brava nelle ripartenze. Noi dobbiamo avere molta pazienza, essere molto lucidi, essere più veloci nella trasmissione della palla per non dare tempo loro di andare a occupare quegli spazi che probabilmente noi vogliamo andare a trovare con delle linee di passaggio per poi metterli in difficoltà. Dobbiamo correre tanto, correre bene ed essere aggressivi e vincere molte seconde palle. Marcello Villani, prego. Allora, è una partita difficilissima in questa, per la prima volta forse, visto anche le tre partite giocate, eccetera, la cosa più importante è non perderla questa. Noi tutte le partite non le vogliamo perdere, ma le vogliamo vincere, Marcello. Tutte le partite sono per noi, ma non adesso. Adesso lo è di più, ma sono sempre state delle finali per cercare di vincerle e fare punti per mordere in avanti e arrivare più in alto possibile. È chiaro che questa diventa ancora più importante perché c'hai la Pro Patria a 2 punti, quindi vuoi dare uno maggiore distacco. E quindi ce la metteremo tutta per fare una partita di alto livello. Bisogna anche poi pensare alle prossime partite. Insomma, questa è quella che mi preoccupa di meno dal punto di vista dell'impegno e della capacità di affrontarla, perché comunque la Pro Patria è una delle grandi e contro queste, insomma, l'Ecco di solito non sbaglia.
Poi comunque c'è il finale di campionato. E forse l'ultimo grosso ostacolo, c'è la Pro Vercelli ancora, naturalmente, da affrontare, ma sono questi gli unici due ostacoli da qui alla fine o considerate tutte difficili? Noi le consideriamo tutte difficili. Scusami se ti dico che non sono d'accordo che questa è la più semplice, come dicevi tu, ma questa secondo me è la più difficile come sono difficili tutte le altre. Perché tu sai benissimo che la Pro Patria, l'ho detto poc'anzi, è una squadra che ha subito meno gol del campionato. Per cui non è facile far gol a una squadra del genere. Dobbiamo trovare le soluzioni giuste per poter vincere questa partita e far gol. Non solo non subisce tanti gol, ma per avere 52 punti significa che riesce anche a ripartire bene e a far gol per vincere le partite, perché altrimenti non avrebbe questa posizione in classifica. Fiorenzo Radogna. Buongiorno Mancino, lei è l'allenatore in seconda e nessuno come un allenatore in seconda conosce bene i giocatori, perché ha un rapporto tante volte, come dire, più stretto ancora che non l'allenatore. Come li sta vedendo dal punto di vista mentale della carica agonistica in questi pochi giorni che avete a disposizione per le sedute di allenamento? Un suo giudizio. Intanto buongiorno. Devo dire che, ragazzi, è vero, io ci ho sempre avuto un attimino rispetto al mister un po' più di approccio, un po' più di confidenza con loro, no? Devo dirti che loro mentalmente stanno benissimo, sono tutti sul pezzo, perché sono dei ragazzi maturi, sono dei ragazzi che sanno quello che si vanno a giocare, sanno l'opportunità che hanno davanti. Sotto il punto di vista dell'agonismo sono pronti ad affrontare questa gara nel migliore dei modi. Benissimo, poi volevo chiederle se c'è qualche novità. C'è il ballottaggio Mastroianni-Capogna, ecco, cosa ci può dire in merito? Mastroianni oltretutto è anche un ex, rimpianto. L'unica cosa che posso dirti, che ho detto anche poco fa, è che noi potenzialmente, avendo giocato mercoledì, il giovedì abbiamo fatto una seduta di scarico, quindi chi aveva giocato il mercoledì ha scaricato, chi non ha giocato ha fatto una seduta di allenamento, quindi potenzialmente oggi insieme al mister andiamo a provare un attimino l'assetto dei giocatori, quindi è un po' in questo momento non voglio dirti nulla, non me ne volere, cioè nel senso, facciamo la seduta di oggi. Certo, Figerio. Un posto, grazie ragazzi. Un posto, Federico Pozzoni, allora chiudiamo con le ultime tue domande. Sì, buongiorno, una curiosità veloce, come sono le condizioni di Liguori per questa partita? Come procede il suo recupero? Procede bene, però sicuramente non sarà di questa partita, speriamo la prossima settimana di averlo nel gruppo soprattutto. E poi un'ultima cosa, è un po' un tabù da sfatare questo con la Pro Patria, non si vince da tanti anni, sente un po' la pressione la squadra per questo aspetto? La squadra la pressione non la soffre, la squadra è consapevole che dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo perso all'andata. Lo sanno, i giocatori lo sanno, i giocatori sono dei giocatori maturi, sanno che devono dare il massimo per questa partita, come dovranno dare il massimo nelle altre per vincerla, perché è importante distaccare soprattutto anche la propria stessa.